sarà pom tum tum tum. Bene, 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 bentornati, bentornati sul mio canale. Oggi vediamo un pezzo che è un classico dell'R&B e del soul di Bill Withers e si intitola Use Me. Prima di proseguire, come sempre, vi ricordo l'iscrizione, campanellina, aiutatemi a far crescere il canale, per voi totalmente gratuito, ovviamente, non vi costa nulla, ma vi arrivano le notifiche di tutte le volte che metto un video nuovo, sempre su argomenti belli sfiziosi. Allora, il pezzo Use Me è un brano degli anni 70 di Bill Withers, questo cantautore, chitarrista, fantastico, cantante, che ha scritto un sacco di hit, tipo Lean On Me, Lovely Day, ve l'ho anche portata sul canale, vi metto magari il link in descrizione. Mi capitò di suonare questo brano molti anni fa con Arthur Miles, che è il cantante che fa tutti gli intro vocali un po' da reverendo gospel nei dischi di Zucchero, che è un cantante afroamericano bravissimo, soul, R&B, che da molto tempo vive in Italia e in scaletta, ricordo, c'era questo brano. È un brano abbastanza semplice, composto principalmente da due accordi, Mi minore e La settima, quindi secondo, quinto, dall'inizio alla fine fondamentalmente. Però è molto bello da improvvisarci sopra, è un bel tiro di quelli funk, blues, soul, quel mondo lì, quel mondo afroamericano, che consiglio di imparare, ma non ve l'ho portato qui per questo semplice motivo. Mi è, come dire, risalito alla ribalta perché nel feed di YouTube qualche mese fa è comparso un video di The Weckle. Chi non conoscesse The Weckle, diciamo solo che, senza girarci troppo intorno, è uno dei batteristi più importanti al mondo. È uno di quelli che negli anni 80 ha cambiato le regole del gioco. Ho assistito anche a una sua clinica, l'ho conosciuto, ci ho scambiato due parole. Non è un personaggio normalmente conosciuto per la sua grande simpatia, però con me è stato, devo dire, molto gentile. Era, dire, contento di ritrovarsi un chitarrista a una clinica di batteria. The Weckle negli anni 80 è risalito alla ribalta dopo aver fatto una breve carriera da turnista con Madonna e con altri artisti pop, perché è entrato a far parte dell'Electric Band di Cicorea, che è uno di quei gruppi che ha cambiato di colpo, nell'arco di un attimo, le regole di come si suona un certo tipo musicale, un po' come i Dream Theater per il progressive metal, per capirci. Batterista dotato di tecnica straordinaria, appassionato di ritmi latinoamericani, estremamente preparato su qualunque argomento, dalla lettura alla tecnica, dal groove al feel, è veramente, cosa si può dire di Weckle? Cioè, è un batterista oltre il top, siamo
oltre la leggenda. E fatto sta che dopo la scomparsa di Chick Corea qualche anno fa, l'Electric Band ovviamente non è più sul mercato, non è più in giro a fare tour. Evidentemente lui ha messo su una situazione un pochino più leggera di funk, R&B, con dei musicisti straordinari tra l'altro, e questo video nel feed di YouTube ho detto "Use me", vabbè, fammi cliccare, fammi vedere cosa combina Wacol su un brano relativamente semplice rispetto a quelli che sono gli standard di un batterista di quel calibro, che normalmente suona a ritmi intricatissimi o brani jazz fusion alla velocità della luce. Clicco e parte un groove che è semplicemente devastante. Lui ha una telecamera puntata fissa su di lui, più altre inquadrature, sono in un localino, in un club, nulla di fantascientifico. Bassista, come dire, con evidenti problemi di peso, ma con un tiro e un groove da mettersi a piangere. E lui suona questo pezzo, c'è un cantante che suona anche la chitarra, ma quello che mi ha colpito di più è l'eleganza, il senso del groove e del ritmo di base, di come porta avanti il brano. Vi consiglio di guardarlo, se riesco ve lo metto in descrizione. Io ho preso proprio quella versione, ho tolto la chitarra con Moises, perché poi mi chiedete, ma la base dove la trovo? Moises, vi scaricate Moises sul telefonino, vi convertite gli MP3 che avete, vi fate le vostre basi. E lui è veramente al top della forma, cioè si vede veramente un musicista maturo che spadroneggia. Ogni feel che fa è uno più bello dell'altro, sono tutte robe di un'eleganza pazzesca. E mi ha colpito perché un batterista così, abituato a suonare, come dicevo prima, cose fantascientifiche, su un brano così semplice riesce a imporre la sua presenza pur rimanendo nel seminato, senza mettersi a fare i numeri da circo, ma portano a casa questo pezzo che è di una bellezza incredibile. E quindi mi sono messo lì, l'ho ristudicchiato, ma è veramente una roba da 5 minuti, se avete un minimo di manualità sullo strumento, la chitarra intendo, perché c'è un riffettino e due accordi, questo è il grosso, e poi si improvvisa. Però mi piaceva, ho detto vabbè, lo porto, sentite ragazzi, è inutile che stiamo a girarci intorno, è un brano che mi ispira, lo porto sul canale. Cosa ho usato per il video? Ho usato la mia fidatissima Telecaster American Standard 60° anniversario, ma la conoscete bene, un pelino di un po' di distorsione overdrive da Letos TWE1, un pizzico di delay, un filino di riverbero, il tutto sparato ovviamente dentro il Princeton Reverb microfonato qui in casa. Nulla di che, potete usare, non è un brano che richieda delle strumentazioni mostruose, qualunque chitarra abbiate, è un pretesto per studiare la canzone. Dicevo prima, il brano ruota tutto intorno a questi due accordi. Quindi, mi minore settima, nello specifico se guardate Bill Withers, lui proprio lo fa con questa posizione, quindi solo semplicemente tonica, qui al settimo tasto, il Mi, Re e Sol. Quindi manca la quinta e la settima potete farlo col barré, un po' così da oratorio, o tredicesima, perché no, e mantenere il groove portante del brano, quindi... Non è così essenziale, nel senso che in base alla situazione in cui state suonando, se c'è un pianista, se c'è una sezione fiati, tanti cori, un organo Hammond, un altro chitarrista, potete incastrarvi e fare delle parti diverse, non cambia nulla, non è un brano chitarrocentrico in sé, quindi potete fare Mi minore. Qui al dodicesimo per fare Mi minore e la nona, potete fare delle ghost note tipo... Quello che volete, quello che più vi piace. Il riff su cui tutto ruota intorno, che potete sia doppiare voi, sia tendenzialmente lo fa il basso, e in parte le tastiere se ci sono, è questo, molto semplice, pentatonico, dorico. Anche
anche questo dove lo fate non importa, potete anche farlo qua sulla pentatonica primo box. Abbiamo Sol, magari con un leggero slight bend in modo da farlo un pochino più blueseggiante. Mi, ripetuto tre volte con questo dislocamento ritmico interessante, perché pai pa pai pa pai pa pa po pam un pai pa pai po pam pom pam. Se avete problemi ritmici può essere un buon esercizietto per dargli una sistematina. Atterriamo sul re do diesis, perché a questo punto siamo sull'accordo di la settima, e riatterriamo sul nostro mi. Quindi ve lo rifaccio tutto lento. C'è poi un break dove rimane praticamente solo la batteria, dove lì Weckl dà proprio il meglio di sé, e c'è una frase di chiusura. Sol, la, si bemolle, si. Che anche qui potete fare grave, grave con le ottave, più acuta, non importa. Però ricordatevi queste, grosso modo, queste due parti. Qual è la parte interessante del riff? È proprio l'uso forse del do diesis, perché va proprio a sottolineare l'accordo di la settima e non è un semplice riff pentatonico come ce ne sono altri 2500. E il brano, ragazzi, è finito qua fondamentalmente, non c'è granché d'altro. Due parole però sull'improvvisazione le possiamo spendere. Il brano è in mi minore, mi dorico nello specifico, quindi ovviamente scala dorica di mi, quindi una scala di mi con all'interno del do diesis al posto del do naturale, quindi mi, fa diesis, sol, la, si, do diesis, re, mi. Se avete riferimento alla pentatonica primo box, questo è sicuramente utile. Aggiungete queste notine di passaggio e costruite la scala dorica fondamentalmente. Ovviamente la pentatonica minore, ovviamente la scala blues di mi. Possiamo però azzardare anche qualcosa di più jazzy, fusion, se vogliamo, quindi magari qualcosa di minore melodica. Possiamo immaginarci un quinto grado che non esiste, quindi magari una scala superlocrea di si. Per ritornare sul mi, gli arpeggi ovviamente funzionano sempre. Arpeggi sovrimposti, quindi per esempio potremmo suonare un arpeggio di fa diesis minore sulla settima, o di si minore sul mi. Dipende quanto siete, come dire, skillati per quello che riguarda l'aspetto improvvisativo. Però ecco, se volete rimanere più sul semplice, un linguaggio blues rock, pentatonico, dorico, funziona più che egregiamente. Il chitarrista stesso che c'è nella band di Weckl non si mette a fare numeri da circo, suona molto, molto lineare, molto semplice. Però, come dire, ci tenevo perché mi ha colpito questa cosa. Lo so che il mio canale è un canale di chitarrocentrico, in cui tutto ruota intorno a chitarra, effetti, brani chitarristici, l'amplificatore, eccetera, eccetera. Però questo pezzo mi ha proprio colpito, perché io amo visceralmente anche gli altri strumenti del mondo della musica leggera. Io suonicchio anche la batteria, il basso, un po' le tastiere, e mi piace, nonostante non sia allo stesso livello di come suona la chitarra. Ogni volta che vedo uno strumento di questi mi gaso, la batteria soprattutto per me è uno degli strumenti, se non lo strumento più bello del mondo. E vedere un grande musicista così, su un brano alle prese, con un brano semplice, capire come lo ha utilizzato, mi ha sicuramente stimolato a fare questo video. Spero che vi sia piaciuto, vi consiglio assolutamente di andare ad ascoltare questa versione, perché per me è favolosa. Mi piacerebbe che ci fossero più video di questa band che ha messo su il nostro amico Dave. E che dire, il video concluso, vi saluto, ci vediamo la prossima settimana, un abbraccio a tutti, ciao!